Nonostante la pandemia, Cassa Depositi e Prestiti archivia il 2020 con un bilancio che vede un anno in crescita, sia dal punto di vista dei risultati economici, finanziari e patrimoniali, che dell'impegno per il supporto all'economia del Paese. I risultati vedono il risparmio postale raggiungere i 275 miliardi di euro, con una raccolta netta record dal 2013 e l'utile di CDP S.p.A. in ulteriore crescita dell'1% a 2,8 miliardi di euro. A livello di gruppo, considerando il perimetro delle società soggette a direzione e coordinamento, l'utile ante imposte si attesta a 2,5 miliardi di euro, in significativa crescita del 25% rispetto al 2019. Nel 2020 sono state mobilitate risorse per circa 22 miliardi di euro a livello di CDP S.p.A. e circa 39 miliardi a livello di gruppo, a beneficio di imprese, infrastrutture, pubblica amministrazione e cooperazione internazionale, in significativa crescita anche in risposta all'emergenza Covid-19. Il gruppo, ha commentato l'amministratore delegato Fabrizio Palermo, nel 2020 ha supportato oltre 100.000 imprese e 50 progetti infrastrutturali grazie a un servizio di consulenza tecnica e finanziaria per gli enti locali. La solidità di bilancio insieme alla fiducia dei risparmiatori postali, ha sottolineato il presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, ci ha permesso di potenziare il nostro ruolo di volano per lo sviluppo sostenibile del Paese, con un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale. I risultati di CDP sono stati salutati con soddisfazione anche dalle fondazioni bancarie, che detengono il 16% del capitale di cassa. Il presidente di Acri, Francesco Profumo, ha evidenziato infatti come la Cassa Depositi e Prestiti sia un agente di sviluppo sostenibile che può svolgere un ruolo di protagonista per accompagnare la ripartenza.